Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al Palavis per la penultima giornata di Serie A Beretta 2021-2022. Si affrontano la Pallamano Persano Castel di Tretto e la Pallamano Carchi. Amiche e amici di Leve Sports, bentornati in Trentino, benvenuti al Palavis. Gianmarco Tiralongo che vi accoglie qui dalla cittadina in riva al torrente Avisio, 22 gradi, tutto pronto per la 25esima giornata della Serie A Beretta maschile. Si affrontano i padroni di casa della Pallamano Pressano e gli ospiti della Pallamano Carpi. Una partita importantissima proprio per la formazione modenese, che deve cercare di espugnare il Palasport Trentino per cercare di solcare rispetto al Secchia qualche punto di vantaggio, fattore importantissimo nella serie playout, visto che gli garantirebbe il fattore casa. Per cui importantissimo per oggi il match per i bianconeri, che vedete inquadrati nella parte sinistra del parquet giallo-nero, mentre nel frattempo effettua l'ingresso in campo la squadra di casa, che oggi ha solo un obiettivo, visto il consolidato quinto posto. Nessuno lo può raggiungere il Pressano dalle retrovie, ma nemmeno il Pressano può raggiungere le quattro squadre già qualificate ai playoff, che sono Conversano, Fasano, Sassari e Bressanone. Tra l'altro le due pugliesi oggi si affrontano, partita importante però per il Pressano, perché un po' storica, perché è l'ultima in casa di Alessio Giongo, che dopo oltre 30 anni di attività lascia la palla a mano. E lo vedete entrare adesso il capitano Alessio Giongo, che saluta il pubblico accorso qui al Palavis. E quando si parla di Alessio Giongo devo cedere la parola a qualcuno che lo conosce da qualche decennio in più di me, Francesco De Vigili, anche oggi qui al mio fianco. Sì, buona giornata a tutti, buona partita, buona pallamano. Oggi giornata speciale, ultima partita a casalinga, e se permettete facciamo la festa a un grandissimo giocatore della nostra società, Alessio Giongo. Ora c'è il ringraziamento di tutto il Palavis, della dirigenza, degli amici gialloneri. C'è un bellissimo striscione in cui indica leggenda, storia, cuore giallonero. Grazie Alessio per questa meravigliosa storia vissuta in giallonero. Facciamo sentire il palazzetto. La dirigente, grazie Alessio, un esempio per tutti. Ecco, bellissime parole da Luca Zadra, chiaramente forse la roba più entusiasmante, che è stato un grandissimo esempio, soprattutto per i giovani. Leggenda, storia, cuore, una storia che sicuramente continuerà, perché dalla pallamano giocata passerà subito a fare il dirigente sportivo, e per questo per noi è un grandissimo investimento per la nostra storia, che può continuare tranquillamente. Oltre 500 presenze, quasi 2000 reti per Alessio Giongo in oltre 20 anni qui al Palavis in prima squadra, vestendo sempre e solo la maglia giallonera del Pressano. Al tavolo che saluta il cronometrista e il commissario di gara ci sono i direttori di gara, anzi le direttrici, che sono la coppia Merisi-Pepe, al quarto appuntamento quest'anno qui al Palavis. Una delle coppie rivelazione, una delle più rodate di questa Serie A Beretta 21-22 che avete potuto seguire qui in diretta esclusiva su Eleven Sports anche questa stagione. Nel frattempo ultime indicazioni di Sandro Fusina e suoi, anche Davide Serafini impartisce le ultime disquisizioni tecnico-tattiche ai propri atleti chiamati a fare l'impresa qui al Palavis per cercare, ricordo, di guadagnare due punti e sperare che a Bolzano il Secchia non racimoli nulla. Questo garantirebbe al Carpi di conservare praticamente l'undicesima posizione
in classifica, a cercare di avvicinare l'Eppan fermo a quota 13 e che oggi ospita in casa il Trieste, già salvo con il pareggio conseguito proprio sabato scorso a Carpi. Bressano che invece è tornato dall'Emilia con una sconfitta 27-25 in partito proprio da Rubiera, quindi Carpi a maggior ragione avrà il dente avvelenato. Nel frattempo è tutto pronto, Bressano che attacca con il consueto completino giallo-nero dalla destra e sinistra dei vostri teleschermi. Difende al momento il Carpi, tenuta All Blacks, si salutano i giocatori, classici saluti di rito, ma inizia la gara. Ultimi 60 minuti qui nel 40-20 di via Sant'Udarrigo, perdonatemi. Dainese, Cincisca col pallone e Fadanelli, lo scambio con Gazzini, ancora Dainese, Jansson, esce Pieracci a cercare di interdire la manovra, mentre Dainese ancora scarica per Jansson, Fadanelli, finta dal Berino, poi qui il passaggio per Jansson, la palla però termina abbondantemente nella metà campo del Bressano, perciò Carpi può ripartire. Soria che poi si alterna con Eric. Pieracci, ora Eric, scambio con Ceccarini, miglior marcatore della squadra carpigiana con 102 reti. Curiosità, Ceccarini è un'ala destra e anche nel Bressano il top scorer è l'ala destra, Alberino, German Alberino, 98 reti per lui. Nel frattempo parata di Loizos che riparte praticamente dove aveva terminato. Nel frattempo Dainese contrastato da Soria, Fadanelli vede Iacheme, il tiro, rete, 1-0 Bressano. Palla che si infila alle spalle di Flavio Bonacini, riparte Eric, allora cerca Beltrami, tenuto fermo però da Nicola Moser. Nel frattempo Casa aveva chiesto il pallone, allora si riparte, sempre Eric, scambia posizione con Pieracci, nel frattempo sale Ceccarini, ancora Pieracci, serve Casa che ha provato a trovare Beltrami, è stato anticipato. Nel frattempo cartellino giallo per Nicola Moser, intervento falloso. Ritmo sinora ancora molto blando, le squadre si stanno studiando. Si riparte proprio da Casa, Pieracci, Eric, vede Casa, Pieracci, Pieracci cerca di fare tutto da solo, viene fermato il gioco però prima che possa concludere. E si riparte dai 9 metri con il Carpi ancora in attacco, Eric, Casa, si alza il tiro, viene murato da Nicola Moser, poi Beltrami praticamente riesce a recuperare il rimbalzo, in sacca Loizos, 1-1. Fadanelli, Fadanelli cerca con cambio di direzione di beffare l'avversario, non ci casca però Soria. Nel tempo deve ricominciare il giro palla il Bressano, Alberino per Jansson, ancora Dainese, esce Gazzini, Gazzini che poi scambia con Jansson che ritorna da Fadanelli per Dainese, ancora Fadanelli, supera Pieracci, poi si crea lo spazio e rete di Nicola Fadanelli che si crea il 2-1. Moser cerca di disturbare il Carpi che stava riprendendo il gioco, nel frattempo viene servito Ceccarini, sembrava che stesse entrando, invece preferisce ripiegare verso Casa, Casa, ancora una parata stupenda di Nicoloizos col piedone. Allora Fadanelli per Jansson, Fadanelli chiama lo schema, costruisce adesso il Bressano, Jansson sale Alberino, Alberino che viene visto dopo da Fadanelli, poi ritorna nel corner, ancora Dainese, Dainese serve Jansson, Jansson cerca la presa con una mano, gli sfugge però il pallone qui molto molto superficiale. Nel frattempo Carpi ha la possibilità di ripartire e cercare il pareggio, però Ceccarini ferma tutto perché Carpi ovviamente vuole giocarsi il pallone nel migliore dei modi. Nel frattempo Soria rilascia spazio ad Eric,
che subentra in attacco in un consueto cambio attacco difesa. Nel frattempo c'è anche Pieracci però che gestisce questa manovra offensiva, esce Beltrami, vede Ceccarini, cioè il taglio proprio di Ceccarini, doppio pivot, poi conclusione di Eric che va a finire praticamente un po' sopra la traversa. E allora Pressano può approfittare, ha cercato un po' la ripartenza con Jansson fuori. Secondo errore consecutivo in attacco, secondo errore di Kasper Jansson. Carpi che va con casa, casa però viene fermato in maniera irregolare, quindi c'è un tiro dai 7 metri, vediamo se sarà proprio Krasnick casa a incaricarsi di questa battuta. Invece no, va Ceccarini che può salire così a quota 103 in caso di rete. Gol, due pari. Franz, sono trascorsi appena 5 minuti, le squadre si stanno studiando, ritmo molto basso, c'è un'atmosfera anche un po' surreale, c'è molto silenzio oggi. Sì, ritmo, hai detto bene, ritmo molto basso per una partita di pallamano, è un po' strano perché il nostro gioco dall'inizio dell'anno si basa sempre su, ecco ora mi smentisce subito Fadanelli che per la seconda volta buca la difesa carpigiana e realizza la sua seconda realizzazione, un Carpi che sta giostrando sicuramente sull'individualità di casa, su dei servizi fino adesso abbastanza buoni su Beltrami che ci ha messo in chiara difficoltà, ora la coppia arbitrale fischia un fallo su Beltrami e la palla torna alla squadra giallonera, ritmi bassissimi, ha ragione Gianmarco, ma forse anche l'ultima partita casalinga, l'ultima partita dell'anno, un clima un po' di festa per Giongo, comunque vogliamo lo stesso vedere delle belle azioni di pallamano. Oggi una buona coppia arbitrale, ha iniziato molto bene, sono molto coordinate e è l'arbitraggio che piace a noi senza far riferimento agli arbitraggi passati. E c'è il Pressano che adesso attacca per il 4-2, ma molto bravo qui Bonacini a fermare la conclusione di Danese e poi a lanciare a tutta velocità in contropiede Gabriele Sortino che realizza invece il pareggio. 3-3 in rete l'ala siracusana e squadre che ripartono praticamente da zero, con Pressano che adesso attacca per riportarsi con la testa in avanti. Fadanelli, sale anche Jakemet che poi va a prendere il pallone e scambia con Jansson, si mette tra primo e secondo. Qui Dainese, c'è lo spazio Jansson, poi passaggio veramente calibrato malissimo oggi. Jansson è entrato in campo ma praticamente solo con il corpo perché sta commettendo diversi errori pesanti, infatti qui casa ha tutto lo spazio per attaccare proprio su Jansson e siglare la prima rete del vantaggio per il Carpi. 4-3 proprio per i modenesi che esultano, rete importantissima che dà morale alla squadra di Serafini. Pressano che tutto sommato però deve rispondere perché la vittoria manca ormai quasi da 2 mesi, e dal 5 marzo che non gioisce. Qui Alberino, ancora Bonacini, superbo. Nel frattempo casa, però deve fare i conti con Loizos che si dimostra la classica saracinesca affidabile, Francesco. Sì, soprattutto sembra che abbia un conto aperto con casa, quarta parata del nostro grandissimo portiere, invece per casa quarto tiro sbagliato, però ha conquistato un rigore e ha realizzato una rete per la squadra carpigiana. Partita fino a questo momento equilibrata, con ritmi molto bassi, le due squadre si affrontano con difese 6-0 molto molto statiche. Tanto spazio anche per Nicola Moser che quest'anno si è dimostrato uno dei cardini della difesa giallonera. Sì, una bellissima stagione effettuata dal difensore giallonero che ora effettua il cambio tra attacco e difesa con Fadanelli. Direi
una delle note positive di quest'anno, ma noi quest'anno sinceramente fino a febbraio alla squadra non si può dire niente, ha giocato tutte le partite al 100%, poi chiaramente il numero dei giocatori schierati da Fusina non era di 14, di 16, ma ha sempre giocato gli stessi 10 giocatori per gli infortuni che ben sappiamo. Ancora Casa che attacca, questa volta viene fermato molto bene, a proposito di difesa, da Gazzini, un altro ragazzo che quest'anno è cresciuto molto, soprattutto in fase difensiva. Carpi che subisce la rete del pareggio dal Pressano, adesso si riporta avanti Casa, Eric, ancora Casa per Ceccarini che dall'ala non sbaglia, la infila praticamente sotto l'incrocio e riporta in avanti il Carpi 5-4. Fadanelli ha tagliato Jakovic, poi Fadanelli si affida a Danese che era rimasto fermo e è stato anticipato da Ceccarini che fa 1-2, addirittura 6-4 adesso per il Carpi. Carpi che ha realizzato un parziale di 4-1, adesso doppio vantaggio per la formazione ospite, ultime due reti siglate da Francesco Ceccarini, adesso a quota 3 e quindi 105 in totale in campionato. Qui addirittura cerca l'anticipo la difesa con Soria, però il pallone in qualche modo finisce nelle mani di Jakemet che sigla il 5-6. Pressano torna a meno 1. Casa, Eric, cerca Ceccarini, Casa, ancora Casa, 5-7. Implacabile oggi il terzino con già 4 reti siglate, 2 reti scusatemi. Tempo si alternano Gazzini e Sontacchi, chiama lo schema Fadanelli che scambia proprio con il suo compagno, quest'anno dal loro tandem sono nate tante azioni e soprattutto tante reti per i gialloneri. Qui Jansson, la finta per Alberino poi cerca di brassi di sortino, girellona di German Alberino e rete, 6-7. Casa cerca la rasoiata, la palla però finisce alta sopra la traversa. Pressano che adesso attacca per il pareggio. Nel frattempo il pubblico di Casa si congratula con Alberino che è tornato sotto il loro settore e va a insaccare l'applauso dei supporters gialloneri, anche oggi presenti in gran numero. Sotto perché ricordiamo non è una giornata come tutte le altre, oggi si saluta il capitano di Villavventura Alessio Giongo che si ritira dalla pallamano giocata e questa è l'ultima partita per lui al Palavis, mentre Jansson passa a Fadanelli per Dainese, occhio ancora a Fadanelli, Dainese cerca l'inserimento, prova a trovare Sontacchi, fermato la difesa ma c'è fallo. Beltrami avanza sulla linea 9 metri, Fadanelli ha provato a imbeccare Sontacchi, pallone però finisce nelle mani di Sortino, Sortino si fa tutto il campo e poi insacca alle spalle di Loizos, 6-8. Ancora doppio vantaggio per gli ospiti, Pressano che sembra non aver reagito, coach Fusina ne approfitta per chiamare time out perché è ovvio che qualcosa non va e Pressano fatica a girare soprattutto in attacco. Fatica a girare in attacco, fatica a cambiare ritmo all'attacco e soprattutto ha perso 5 palloni e sono stati 5 contropiedi, 2 di Sortino, 2 di Ceccarini, 1 di Casa che hanno portato il risultato da 8-6 per i, e anche meritatamente per la squadra di Carpi. Non si possono perdere così tanti palloni in attacco, in più la difesa di Carpi non sta facendo tantissimo, però è schierata benissimo in 6-0, sa che il nostro tallone d'Achille è il tiro da fuori,
Infatti i nostri gol vengono soprattutto dalle ali, due di Jakemet, uno di Alberino e due da Fadanelli, che è stato l'unico a bucare la difesa 6-0. Nessuna rete dai 9 metri, questo è un po' quello che ci dovrebbe fare riflettere nella prossima campagna acquisti. La società ha le idee ben chiare, col passaggio anche di Zongo nel ruolo dirigenziale io sono sicuro che arriveranno dei nuovi giocatori tra le file giallonere. Cristiano, che ovviamente è già proiettato alla prossima stagione, visto che è sfumato il sogno playoff, accarezzato a lungo, però una serie di sconfitte ha praticamente negato ai gialloneri questa gioia, mentre Jansson finalmente si sblocca e va a trovare la rete del 7-8. Grande azione questa di Kaspar Jansson, che sale così in stagione a quota 58 gol. Nel frattempo occhio, perché ancora Sortino a realizzare per il Carpi. 7-9, si è stabilizzato il vantaggio degli ospiti ormai sul più 2. Carpi che sta facendo il suo, deve vincere, deve soprattutto, ricordiamo, sperare che da Eppan e Bolzano, quindi da qui vicino, giungano buone notizie. Attenzione, Dainese, ancora un gol, 8-9. Ricordiamo, le altre partite in giornata sono Siracusa-Sassari e Fasano-Conversano. Derby importantissimo quello pugliese, perché come nello scontro Carpi-Rubiera-Eppan, anche tra Fasano e Conversano potrebbe delinearsi la squadra che vincerà la regular season e che poi avrà la meglio per quanto riguarda il fattore campo nei playoff. Ceccarini questa volta affronta Facchinelli, parata di Simone Facchinelli, che si oppone benissimo a Francesco Ceccarini e soprattutto Franz ritrova la gioia della parata, lui che in stagione ha parato tanti rigori ma che ultimamente non riusciva più a prenderne una, ovviamente non lo diciamo in maniera cattiva, però soprattutto questo serve a dar fiducia a questo giovane ragazzo che quando è stato chiamato in causa ha risposto sempre presente. Un ragazzo dal comportamento eccezionale, non ha mai fatto nessuna polemica, è sempre stato al suo posto, sa che davanti a lui c'è un grandissimo portiere, ma io credo che la sua forza sia la tranquillità e la costanza negli allenamenti. Soprattutto non è un caso che quando la squadra non ha più reagito, anche il suo rendimento, perché guardate che nel gioco di squadra tutto quanto ha un perché, non è che un portiere improvvisamente smette di parare rigori come tocca a lui, ma per il rendimento dipende sempre dal tuo compagno di squadra. Anche Nikoloidos ha fatto un grandissimo campionato, secondo me è il migliore portiere in assoluto del campionato italiano, però ultimamente sembra che non pari, non è così, la difesa non lo sta minimamente aiutando, è stato il punto di forza per tutto il girone d'andata e per buona parte anche del girone di ritorno. Crollata la difesa, chiaramente non è che un portiere può fare dei miracoli, perché altrimenti non giocherebbe in Italia. Nikoloidos, che ricordiamo vestirà la maglia del Pressano anche nella prossima stagione in virtù del contratto firmato fino a giugno 2023. Nel frattempo diamo uno sguardo anche agli altri campi dopo l'errore in fase di conclusione di Nicola Fadanelli. Al 19esimo a Bolzano il Rubiera conduce per 13-9, mentre al Pala Raiffeisen di Appiano sulla strada del vino il Trieste al 19esimo è avanti per 11-10. 6 pari tra Fasano e Conversano, pareggio anche a Merano tra i Diavoli Neri e il Castaromagnaco 10-10, mentre Siracusa è sotto di 2 reti 7-9 in casa contro Sassari. Qui nel frattempo viene fermato il gioco, Carpi è avanti, scambio di battute tra Fusina ed Eric,
Eric torna in panchina per lasciare spazio a Soria. Soria che poi si piazza nella posizione di pivot e diciamo che caccia fuori Pieracci. Attenzione qui però, altra conclusione, altra rete di Crash di casa, 10-8. E Pressano che ogni volta che si avvicina vede il Carpi però rispondere a tono. Nel frattempo errore sul tabellone luminoso del Palavis. Stiamo provvedendo alla correzione, viene ristabilito il 10-8 per il Carpi. È stata indicata erroneamente una rete al Pressano. Fadanelli per Dainese, sale Jakemet che poi scambia con Dainese, ritorna nella sua posizione, Dainese affronta Soria, Fadanelli poi per Jansson, Jansson si invola, tutto molto bello tranne che la conclusione che finisce sul fondo e colpisce la rete di protezione della curva. E il risultato che permane sull'8-10, ma Carpi ha la possibilità addirittura di portarsi sul più 3 e cercare di scavare il solco. Casa, finta, poi ancora casa, lo scambio con Pieracci per Soria, Soria che non riesce ad arpenare il pallone, poi viene fermato da Gazzini in maniera fallosa, quindi si riparte col Carpi in attacco, Pieracci, serve casa, casa si affida a Sortino, poi viene fermato il gioco per consentire l'asciugatura del parquet che praticamente si è inumidito in seguito alla caduta di Gazzini e Soria. Carpi che attacca ancora col doppio pivot, da una parte c'è il già citato Soria, dall'altra tra primo e secondo a destra c'è Beltrami. E qui è da notare anche un po' la disposizione in campo, perché attenzione poi passaggio, errore di casa che passa la palla a Fadanelli che parte in contropiede, sigla il 9-10 questa volta. Ciccarini, Soria, ancora Pieracci, Pieracci, serve Beltrami, 11-9. Jansson, so Dainese, si è scambiato proprio con il terzino svedese, e quindi giocherà a destra. Mentre Jansson qui poteva entrare, preferisce servire Jakemet, gli dà ragione il campo perché Jakemet infila a Bonaccini e sigla il 10-11. Eric per casa, su di lui Dainese, sale Sortino a cercare di dargli una mano, però ripiega verso Pieracci, Pieracci fa tutto da solo, viene fermato da Moser, fallo. Si riparte allora da Beltrami, Pieracci da indicazione ad Eric, poi si scambiano posizione, Eric vede casa, si ritorna allora da Pieracci, Pieracci parte l'incrocio, poi Pieracci vede casa, lo scambio, Eric, Eric salta, ritorna da casa, si alza il braccio del passivo, a 6 passaggi il Carpi, ne basta uno, però invece no perché viene chiamato fallo, quindi occhio a casa che potrebbe alzarsi e tirare la bomba. Casa scambia con Eric, Eric il tiro, rete, fantastica questa di Eric, 12-10. Eric poi sembra aver riportato un infortunio, forse in fase di caduta, viene aiutato a rialzarsi da Dainese e Gazzini. Sembra che sia bene Eric, che nel frattempo si accomoda in panchina e lascia spazio a Rossi che effettua il suo primo ingresso in campo col numero 4 sulle spalle. Gioco ancora fermo, ricordiamo il Pressano
deve battere da centrocampo perché ha subito la 12ª rete del match. Quando siamo al 22esimo minuto di gioco, all'andata 12 reti praticamente le aveva subite nel secondo tempo, match che si è concluso sul 14-25. Avevano segnato 6 reti Alberino e Jansson, mentre Fadanelli scambia per Dainese. Ancora Fadanelli fa tutto da solo, però viene fermato e quindi c'è un fallo. Sono tacchi. Dainese per Jakimet. Ancora Dainese. Occhio. Qui il pallone sbatte un po' su tutti, però finisce nelle mani di Pieracci che attacca, serve praticamente casa. Casa fermato. Si riparte subito veloce con Pieracci che adesso si va a schierare doppio pivot. Gesto di stizza di coach Fusina. Non soddisfatto questo volo di passo, nel frattempo Eric fa anche più 3, 13-10. Liberissimo di inserirsi Eric, Pressano che ha completamente perso la bussola. Pressano che gioca con l'extra player. Tempo Jakimet. Per Fadanelli, Jansson, parata però di Bonaccini. Occhio a Bonaccini che cerca il porta a porta e ci riesce. Gran rete questa di Flavio Bonaccini. Se la sarà goduta anche la Ruxi, comodamente seduta sul suo divano grazie alla diretta di Eleven Sports. Moser. Fadanelli, 14-10 per il Carpi. Pressano chiamato a dare una svolta a questo match e cercare di non subire l'imbarcata soprattutto a livello psicologico. Fadanelli qui la botta per Alberino, intercettata però da Sortino. Fadanelli, attenzione a Fadanelli che si inserisce, palla finisce al lato, fermato in maniera fallosa. 2 minuti di sospensione per Rossi. Era entrato in campo da qualche minuto, ma deve già accomodarsi in panchina Francesco Rossi. Verso di questa sospensione che lo terrà fuori fino a 25-52, mentre sulla linea dei 7 metri va German Alberino per cercare di assottigliare le distanze. Riportare in auge il Pressano, 11-14. Franz, abbiamo visto una rete fantastica di Bonaccini che si sta facendo valere tantissimo oggi tra i pali e non sta facendo rimpiangere Jan Jurina. No, dici bene, mi aspettavo oggi che giocasse Jurina, invece si capisce perché gioca Bonaccini, veramente, veramente un bel portiere, ben impostato, dei buoni fondamentali, molto rapido, molto sveglio. E nell'azione della rete lui ha visto subito la nostra squadra giocare in extra player. D'altronde questi sono i rischi nel giocare in extra player. Per due volte abbiamo subito 2 minuti e la squadra di Ecarpi ne ha approfittato tantissimo e molto bene. Ora riduciamo a 2 le reti col contropiede di Jakimet. Dicevamo della squadra di Ecarpi, mi sta piacendo molto, soprattutto quando è in superiorità numerica, le idee molto chiare. Va sempre con la posizione di 2 pivot e i due terzini giocano appunto o per i pivot o per le ali. Poi con Casa e Erlich ci hanno punito. Un Carpi molto bene messo in campo, pochi errori, poche palle perse a differenza nostra. Il punteggio è lì a 2 punti, ma stiamo meritando di essere sotto in questa partita. Siamo un po' confusionari, ora segna con un tiro sugli appoggi anche Pieracci. Carpi 15, Pressano 12. Giostra la squadra giallonera in attacco, ma
a parte le idee di Fadanelli, la vedo molto, molto triste. Ennesima palla persa, pensate che questa è l'ottava palla persa in attacco. Ottava palla persa del Bresciano e altri due minuti per Nicola Moser alla seconda esclusione. Sospensione per Nicola Moser che aveva tentato di recuperare quel pallone, la palla gli era sfuggita dalle mani, allora ha cinturato Gabriele Sortino, è stato giustamente escluso per 120 secondi dal campo e adesso Bresciano che si ritrova nuovamente con un uomo in meno e praticamente per 3 secondi ci sarà parità numerica perché Eric rientra al posto di Rossi e quindi Carpi avrà l'uomo in più. Occhio allora al Carpi che può rispondere e trovare anche il più 4 nuovamente, invece no perché Eric perde palla, allora Dainese prova a salire prima Alberino, poi Jagemet, non trova nessuno e quindi deve ripartire con calma, forse proprio la calma, la concentrazione, ma soprattutto forse anche un po' di maggiore determinazione che il Bresciano dovrebbe ritrovare, perché quello che stiamo vedendo è la copia sbiadita di un team giallonero che praticamente per tutto il giro d'andata ha occupato la seconda posizione in classifica e che ricordiamo da marzo in poi sembra quasi caduto nella maledizione di Bella Gutmann, non riesce a vincere una partita. Ancora un errore in fase offensiva per il team di Lamberto Giongo. Pieracci qui serve con facilità Soria che poi con altrettanta facilità riesce a insaccare. 12-16 e Carpi che sembra in totale controllo del match perché dove non arriva la formazione modenese gli facilita la vita il Bresciano, veramente veramente una prestazione sottotono quella della squadra lavisana. Dainese per Fadanelli, Alberino, ancora Alberino, questa volta il pallone è schiacciato ma c'è fallo su di lui. Tiro dai 7 metri per il Bresciano. E Fadanelli a incaricarsi della battuta. Fadanelli la finta. Poi pallone che rimbalza morbido sul parquet ma finisce la sua corsa contro il palo, ha scheggiato la parte esterna del legno e poi è tornato in possesso della formazione bianconera che adesso addirittura insegue il più 5. Incredibile quello che sta accadendo al Palavis. Una serie di controparziali, prima 2-0 del Bresciano che si era riportato sotto 10-14, poi 2-0 in risposta del Carpi che adesso chiama time out per gestire meglio questo attacco che è vero che siamo solamente al 29esimo minuto Franz, ma diventa già importante perché 5 reti di vantaggio permetterebbero al Carpi di giocare anche con maggiore leggerezza e soprattutto di chiudersi poi in difesa dove comunque sta facendo molto bene. No, ma la cosa di cui sono più preoccupato sono proprio le facce dei giocatori gialloneri, non me ne vogliano, ma io la grinta di Dall'Ago la vedo solo in Dall'Ago, oggi Dall'Ago non c'è, si sapeva da prima, ma i ragazzi purtroppo ci stanno deludendo, non è con questo tipo di grinta che si può affrontare una partita di Serie A contro nessuno. Carpi è qua che gioca la sua partita onesta, sta facendo delle ottime cose. Ripeto, sta insistendo con la soluzione del doppio pivot, soprattutto quando è in superiorità numerica. Sta facendo delle cose basilari e ci sta mettendo in grandissima difficoltà. Il problema è che in attacco abbiamo perso 8 palloni persi in 30 minuti. Cioè, non, neanche in Serie C non le vinci le partite a pallamano, perdendo così tanti palloni. L'ABC della pallamano ora
ha provato Fusina a cambiare difesa con Fadanelli in punta, vediamo se riusciamo a metterli in difficoltà. Parla Eris che perde il pallone, forse abbiamo trovato la soluzione giusta, ma non ne sono proprio convinto. Comunque Fadanelli infila un buon contropiede, andiamo a meno 3, ma sicuramente Fusina, lo vedo molto sconsolato, avrà di che redarguire i gialloneri tra il primo e il secondo tempo. Speriamo che cambino le facce nel secondo tempo, perché abbiamo le potenzialità per mettere in difficoltà, io credo, qualsiasi squadra, ma soprattutto la squadra di carta.
ultime battute, poi siamo tutti pronti per tornare qui a goderci il secondo tempo di Pressano Carpi. 13-17 il risultato fisso sul tabellone luminoso del Palavis, 13-17 il risultato da cui si riparte con il Pressano certamente volto a cambiare un po' le sorti di questa gara, mentre deve cercare di mantenere il risultato il Carpi. Ricordiamo, importantissima la vittoria per i modenesi, perché in caso di due punti riuscirebbe a contenere la Secchia, impegnato a Bolzano, in vantaggio proprio alla Gastainer, mentre qui Ceccarini forse colpisce col ginocchio, però si può continuare a giocare, si alza il braccio del passivo. Occhio al Carpi che deve andare alla conclusione, pallone nelle mani di casa, probabilmente lui andrà al tiro, sì, Facchinelli. Ancora Carpi in attacco. Casa, attenzione a casa, questa volta però alla meglio proprio su Simone Facchinelli. 18-13. Fadanelli per Dainese. Occhio a Fadanelli che cerca l'inserimento, poi va al tiro, l'ha trovato la rete, ma è arrivato prima il fischio della direttrice di gara. Nel frattempo occhio a Jakemet che taglia, Fadanelli per Jansson, gol di Kasper Jansson, 14-18, che mantiene i gialloneri in gara. E qui al pallone perso dal Carpi, che recupera Dainese, poi viene fermato da Beltrami. Tempo Soria si riprende il posto, passo è ben a Jalì. Qui Bonaccini, serve Sortino, era riuscito ad anticiparlo Dainese, ha solamente corretto la traiettoria del lancio di Bonaccini, poi la palla viene arpionata proprio da Gabriele Sortino, l'ala siracusana non sbaglia davanti a Facchinelli e sigla ancora una volta il più 5 di questo Carpi che sogna in grande. E Franz, i sostenitori modenesi sicuramente faranno gesti apotropaici, ma se il Carpi continua a giocare così la salvezza non è un miraggio ma sicuramente è meritata. No, sicuramente hai detto bene te, una squadra che mi sembra anche in buona salute fisica, sa benissimo cosa fare in ogni situazione, li vedo molto, oddio, rispetto a noi oggi ogni squadra farebbe bene secondo me, perché proprio dal punto di vista dell'atteggiamento non ci siamo. Comunque io vedo una squadra molto ben schierata in campo, che sa bene attaccare. Ora Pieracci nell'uno contro uno, palla ancora a casa, e noi tranquillamente tutte le volte che ha il pallone a casa non usciamo, non so cosa aspettiamo ad uscire in difesa su questo giocatore. Prima era l'ultimo, prima era arrivato con la squadra sotto passivo all'ultimo passaggio e tranquillamente non siamo riusciti ad aiutare il nostro portiere. Carpi tranquillamente sta gestendo un più 5 in questa partita. Ora gran gol di Jakme, speriamo che dia la scossa. Vedo che ora giochiamo con Fadanelli in punta, vediamo se riusciamo a metterli in difficoltà. Esce il pivot della squadra carpigiana, Beltrami, Pieracci, palla a casa. Vediamo l'uno contro uno dell'attaccante di Carpi, fallo della nostra difesa. Nel frattempo si alza un coro che va ad omaggiare Alessio Giongo. Il Pressano recupera il pallone, Alberino a tutta birra, German Alberino sotto il 7 per il 16-20.
si riaccende in parte la luce per il Bressano, che è riuscito in un minuto ad accorciare le distanze. Adesso Carpi risponde, proverà perlomeno a rispondere, giustamente cerca di amministrare il vantaggio la formazione di Serafini. Beltrami per Pieracci, Casa, Benajali cerca di affrontare Dainese, che poi lo spinge lato. Pieracci che cerca di fare affidamento invece su Serafini, scusatemi, su Ceccarini, però su di lui viene commesso fallo. Allora Casa si avvia sulla linea dei 7 metri. Nel frattempo Bonaccini e Iurina scambiano qualche consiglio, fanno guardare insieme la conclusione di Casa, che beffa però questa volta Facchinelli, che c'era quasi arrivato. In effetti fa una smorfia, attenzione a Jansson però che serve Fadanelli. Ancora Jansson, si ritorna da Nicola Fadanelli, qui fermato da Soria. Fadanelli adesso scambia la posizione, va da terzino sinistro, prova ad affrontare Pieracci, viene fermato però dal numero 6 Carpigiano. Ancora Fadanelli per Jakemet, Jakemet che poi sale, va da Dainese, Dainese rete 17-21. Benajali, Casa affronta ancora una volta Fadanelli, ancora una volta un tiro schiacciato a beffare Facchinelli. Infatti Facchinelli va in difficoltà sulle palle schiacciate, Franz. Sì, ma ripeto, secondo me la colpa è della difesa. Non è possibile che un giocatore come Casa, che è giunto alla settima rete, abbia ancora da subire un fallo dalla nostra difesa. Ora ingresso per l'ultima volta qua in casa, vi invito ad applaudire per Alessio Zongo, ultima partita del capitano giallonero qua in casa al Palavis. Pieracci ferma Jansson, Alessio Zongo va a schierarsi ancora una volta nel suo angolo preferito del parquet del Palavis. C'è un tiro dai 7 metri che si procura Fadanelli per un fallo di Ceccarini. Alberino Giungo va a caricare Jansson, rete di Alberino 18-22. Benajali, Pieracci indica a Casa come districarsi da Fadanelli, poi lo invita in realtà ad allargarsi, perché giustamente interdice la manovra dei compagni di squadra, perché c'è una marcatura quasi a uomo di Fadanelli su Cash di Casa. Ancora un tiro dai 7 metri e Casa sempre sulla linea ad affrontare Simone Facchinelli. Facchinelli si muove, parata, attenzione al tapino, ancora Facchinelli, straordinario Simone Facchinelli, doppia parata su Crash in casa. Ma Bressano è già in attacco, Jansson prova a servire Giongo, Ceccarini, ancora Giongo, parata però di Bonaccini. Si riparte dal 18-22, sono gli estremi difensori che hanno protetto il risultato. Da una parte Facchinelli con una doppia parata, prima il rigore di Casa, poi
il tapin veloce del terzino carpigiano dopo Bonacini su Capitan Giongo. Nel frattempo Benajali per Sortino, Sortino velocissimo va al tiro perché voleva servire Beltrami, non lo trovava, quindi la cosa migliore che potesse fare per non commettere infrazione era proprio andare al tiro, un tiro molto velleitario, facile preda praticamente da Opla. Qui questa volta Nicola Zanese non sbaglia, 19-22, Bressano che sotto sotto rosicchia e riesce a riportarsi in partita. Pieracci, qui commette qualche passo in più per cercare di liberarsi della morsa di Dainese, ma occhio adesso per Pressano che attacca in velocità. Dainese prova a cercare Alberino, c'è Sontacchi, Fadanelli si affida a Jansson, Jansson non sa veramente a chi passarla questa palla, allora fa facile affidamento su Fadanelli, allora Pressano ricostruisce il tutto. Ancora Jansson per Dainese, Sontacchi, classico schema per il Bressano con Jansson, occhio più a Soria, Fadanelli, serve Alberino, c'è Dainese, tutto solo, rete ancora di Nicolas Dainese, 20-22. Tornato in auge nelle ultime azioni Nicolas Dainese, sta dando linfa vitale a questo Bressano, Franz, soprattutto reti preziose. Sì, la partita è cambiata, abbiamo eliminato gli errori in attacco e questo chiaramente sta mettendo in difficoltà Carpi. La difesa è puntata su casa, in punta Fadanelli non sta più al centro, sta chiaramente molto attento agli attacchi di casa e questi sono i risultati. Palle riconquistate in difesa, a rigore parato da Facchinelli con l'ennesima altra parata di Facchinelli, siamo ritornati a meno 2, vedo un allenatore del Carpi che si sta innervosendo con la sua squadra, non ci ha dato il colpo di grazia, potevano approfittarne mentre il nostro atteggiamento era completamente sbagliato. Ora siamo rientrati in partita, abbiamo eliminato, come ripeto, gli errori in attacco. Dobbiamo coinvolgere chiaramente di più il nostro pivot in attacco, è impossibile, deve ancora realizzare una rete, deve conquistare un rigore e noi senza Soltacchio, senza Gazzini non riusciamo a giocare. Comunque aumentata l'intensità in attacco, diminuendo le palle perse, siamo rientrati in partita semplicemente giocando a pallamano, giocando bene a pallamano finalmente. Questo ci voleva nell'ultimo appuntamento casalingo per i nostri tifosi. Nel frattempo, 40° minuto alla Gastainer, Rubiera conduce 26-23 sul Bolzano. Proprio in questo momento ha sigato la 24esima rete la formazione biancorossa. Trieste vince ad Appiano 23-22. Fasano conduce 16-12 sul Conversano. Merano in tutta scioltezza sul Cassano 27-18, mentre dilaga il Sassari a Siracusa 23-12. Questi risultati, unito al 23-20 realizzato appena da Carpi, fanno sorridere proprio i modenesi che ovviamente, Franz, vogliono vincere questa e la prossima gara, che ricordiamo è in casa proprio con l'Albaro Siracusa, perché in caso di passo falso dell'Eppan e 4 punti tra oggi e sabato prossimo, il Carpi praticamente troverebbe nella griglia playout proprio l'Albatro Siracusa, quindi un avversario sicuramente più abbordabile del Rubiera. Sì, anche se dopo che siano playoff, che siano playout, le partite cambiano decisamente, l'uno contro uno poi cambia e anche delle situazioni che a noi ci sembrano incredibili si possono realizzare. Non vedo che sia. E questo è un bellissimo gol, scusate, del nostro fantastico capitano, gol al volo, ci voleva un'ultima chicca per riaccendere questa partita, per l'ennesima volta viene riaccesa da Giongo.
Ora noi siamo molto attivi su casa, non dobbiamo perderci però negli altri scontri uno contro uno. Partita che diventa ora molto godibile per chi la sta commentando come noi. Ora di nuovo viene fischiato uno sfondamento, però ennesima palla persa, brutto rilancio del nostro portiere. Alberino non riesce a conquistare la palla. Ora è Carpi che conduce il contropiede, sta rientrando Alberino. 23-21. The Last Dance di Alessio Giongo, che con una volante straordinaria avrà strabiliato gli occhi anche della Ruxi grazie alla diretta esclusiva della Serie A Beretta su Eleven Sports. Casa per... qui viene commesso in realtà sfondo da Benajali, che era stato servito proprio da Crash di casa. Occhio però, perché il Pressano ha in mano la palla del meno uno, palla accompagnata quella di Nicola Fadanelli. C'è un po' di confusione. Adesso Carpi si organizza perché sente un po' il fiato sul collo, sa di non poter sbagliare. Allora Pieracci, serve Ceccarini. Ceccarini va da Sortino. Sortino da lì insacca il 24-21. Più 3 ancora per Carpi. Alberino. Giongo. Dainese, qui Dainese, il passaggio per Jansson che però era già avanzato e quindi si è trovato sbilanciato, non è riuscito a raggiungere quel pallone servito dal terzino italo-ungherese. Qua Soria da solo, 21-25, Carpi che ritorna avanti più 4 e Pressano che giunge ad un passo e poi disfa tutto. Incredibile anche in questo caso, Franz, bastava poco, no? Eppure il Pressano è riuscito a complicarsi la vita. Sì, ma la differenza è enorme, si vede una squadra che sta giocando per un obiettivo e una squadra che qua non diciamo per onor di firma, perché è brutto dirlo, ma senza un obiettivo chiaro, senza la voglia di vincere, e questo nello sport ti castiga, e è giusto così, è giusto che ti castighi. Carpi li vediamo incassatissimi, li vediamo sul pezzo, un allenatore che sta dispensando dei consigli, se vede qualche giocatore che non è presente con la testa si arrabbia. Noi vediamo pochi giocatori concentrati, questo mi dispiace dirlo, ma oggi vedo pochi giocatori concentrati sull'obiettivo della vittoria, solo questo. Rosicchia un'altra rete, il Bolzano al secchio al 14esimo, 25-26, e questo farà sicuramente piacere ai sostenitori del Carpi. Eppan che invece è ancora sotto nel punteggio, anche qui una rete che divide dal Trieste e conduce 25-24. Mentre riprende il gioco al Palavisco Jansson, Fadanelli, Dainese. Ancora Fadanelli per Dainese, lo scambio veloce, Giongo che poi risale, cerca di affrontare Pieracci, viene fermato dal difensore carpigiano. Sontacchi e Jansson. Fadanelli, passaggio per Jansson, c'è anche Jakemet che adesso è in una posizione di ala destra. Fadanelli per Sottacchi, libero, rete, buca Jan Jurina. 22-25, mancano poco meno di 14 minuti, il Pressano risponde presente, ma occhio qui a Beltrami che ristabilisce le distanze, quindi 26-22. Nemmeno il tempo di terminare l'esultanza, che il Pressano si ritrova
a dover prendere il pallone da in fondo al sacco. Più 4 per gli ospiti. Jakemet. Ok, Jakemet per Dainese, poi Fadanelli la finta, poi colpisce al volto nella conclusione Iurina. Va subito a sincerarsi delle condizioni dell'avversario Nicola Fadanelli. Non è stata una conclusione volontaria, un colpo accidentale. Grande gesto di sportività quello di Nicola Fadanelli. Poi è Giongo ad incaricarsi la battuta di questo 7 metri, decretato per il fallo proprio su Nicola Fadanelli. Giongo incoraggiato da tutto il Palavis, con la manona però Iurina, portiere figlio d'arte di Pavle Iurina, terzino campione olimpico del 1984 con la Jugoslavia, che ha calcato anche i parquet italiani con la maglia del Gaeta Sporting Club tra il 1984 e il 1986. Chio a Serafini, rete 27-22. Serafini che poi lascia spazio a Soria in difesa. Adesso Carpi che sembra quasi andare col pilota automatico, mentre il Pressano molto affaticato. Qui Soria poi riesce ad anticipare Dainese, lo scambio con Sortino, c'è solo Fadanelli e occhio. C'era stato però un fallo in attacco commesso dal Carpi in questo tentativo di contropiede, non aveva fischiato il fischietto dell'arbitro e quindi c'è stato questo fantastico siparietto. Giongo, pallonetto morbido, rete vellutata di Alessio Giongo, che sta lasciando il Palavis nel migliore dei modi, come ha sempre fatto nel corso di questi anni, deliziando gli occhi degli spettatori con fantastiche reti. Vedremo se anche il risultato sarà di gradimento per i tifosi gialloneri accorsi qui per salutare il loro capitano, che nel frattempo è salito a quota 1975 reti. Ricordiamo Alessio Giongo, alzato una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana con la maglia del Pressano. Adesso casa, serve Serafini, invece no, perché passaggio era per Beltrami ma è stato deviato, è stato commesso anche un fallo, quindi Carpi rimane in attacco ed è importantissimo questo frangente perché potrebbe ristabilire il più 5. Ricordiamo il massimo vantaggio toccato dagli ospiti è stato il più 6 sul 14-20. E palla persa adesso in attacco proprio dal Carpi. 2 minuti di sospensione per Beltrami. E Pressano, che dovrà essere abile nell'approfittare di questi 120 secondi, viene chiamato in causa anche Pascal Dantino. Che rileva Nicola Moser. Pascal Dantino, Franz, che a questa stagione giallonera è mancato tantissimo. Mancato tantissimo sia lui che Matteo Moser. Forse i due giocatori che l'anno scorso hanno dato una bellissima impronta alla stagione, purtroppo per infortuni. Matteo Moser ha un problema a una spalla, è stato operato dall'altra spalla. Sta cercando di rientrare per la prossima stagione. Io non posso che fare un applauso a questi due giocatori. Pascal Dantino è rientrato nella partita giocata a Secchia. L'avete visto, è entrato, ha subito realizzato una rete. Per noi è di importanza vitale per la prossima stagione riuscire a recuperarli tutti e due, anche perché se credo che siano al centro dei pensieri di Fusina. E
sono due giocatori fondamentali, ma ogni giocatore è fondamentale per la nostra rosa. Pensate dove potremo essere con questi due giocatori quest'anno. Ora vediamo che Carpi si sta innervosendo per la posta in palio. Siamo a tre reti, ora sono ancora sotto passivo la squadra modenese, palla naturalmente a casa, vediamo se riusciamo a uscire questa volta. Palla persa, palla ai gialloneri, palla Zongo che realizza in meno due. Altra annotazione per Zongo, mi aveva promesso prima della partita un pallonetto e è stato di parola, grandissimo giocatore. Pronti, partenza, gol, Pascal Dantino entra subito nel tabellone dei marcatori, Alessio Zongo invece entra proprio nell'Hall of Fame della pallamano Bressano e oggi veramente ci sta facendo rimpiangere un po' il suo ritiro, perché sta dando, è l'ultimo canto del cigno, ma forse è anche una delle prestazioni più belle di Alessio Zongo. In questa annata sicuramente, ma di prestazioni eccezionali ne abbiamo viste tantissime, dalla conquista della Coppa Italia, della Supercoppa, si è sempre battuto ai 100 all'ora anche in questa stagione, dove chiaramente Jakmet ha preso il suo posto. Lui si è sempre comportato benissimo, non ha creato nessun problema con l'allenatore, nessun problema, è troppo legato a questo ambiente e noi dobbiamo soltanto ringraziarlo. Un'ultima cosa che mi fa molto piacere, Ola, fallo su casa. Un'altra annotazione che mi fa molto piacere, l'ultima prestazione di Zongo sarà a Trieste e io lo vedo proprio come giocare nel tempio della pallamano per un giocatore come lui, io credo che sia importantissimo. Sono molto contento che l'ultima sua prestazione sia a Trieste nel tempio della pallamano italiana. Allora invitiamo i tifosi del Trieste ad accorrere al Chiarbola anche per omaggiare Alessio Zongo. Mi hai tolto le parole di bocca. Alessio Zongo, che davvero capitano, sta caricando i suoi con che forza fisica e mentale, con che tonicità, con che smania, perché non vuole perdere, giustamente dice è l'ultima pallavista, almeno questa soddisfazione voglio togliermela. E il Bressano vuol vincerla un po' come da trend, rimontandola all'ultimo secondo, che non è per cuori deboli, ma sicuramente anche questa rete di Nicolas Dainese è da annoverare, perché oltre ad essere per il 26-27 sta realizzata in maniera straordinaria e Iurina un po' si dispera, mentre Carpi è già in attacco per rispondere prontamente. Ceccarini, Pieracci si leva la medicazione, Serafini Fusina dà indicazioni alla difesa, si devono chiudere le maglie giallonere. Qui Jakmet riesce ad anticipare il passaggio a Sortino, poi si fa ad affidarsi a Nicola Moser, Dainese si ferma, Moser poi dà spazio a Dantino, non serve perché nel frattempo a Sontacchi arriva il pallone e va in rete, e questa rete è importantissima, Franz, perché dopo essere andato sotto di 6 gol il Bressano trova finalmente il pareggio. 27 pari, mancano 7 minuti, i giochi sono riaperti, non è stato aggiornato il tabellone del Palavis, quindi per questo sentite un po' il pubblico rumoreggiare. L'entrata del nostro capitano ha finalmente dato la scossa, vedere una squadra che gioca in inferiorità numerica conquista ben due palloni persi chiaramente da Carpi, questo lo diciamo, sembra di vedere la squadra di Bressano del primo tempo, ci ha riportato a pareggiare questa partita perché secondo noi il risultato è di 27 pari, palla riconquistata dai gialloneri che forse per la prima volta possono andare in vantaggio in questa partita. L'entrata di Pascal Dantino ha dato nuova linfa. Vediamo Jakmet in una posizione inedita di ala destra, ma la grinta in questo sport è moltissimo, l'atteggiamento la può dire tutto veramente in questo sport.
Ora si gioca con le due squadre in inferiorità numerica entrambe. Palla Giongo che infila! Per la prima volta la squadra giallonera passa in vantaggio. Squadra giallonera trasformata. E la riapre lui, Alessio Giongo, il Bressano ritorna in vantaggio dopo oltre 45 minuti di praticamente inferiorità. È Alessio Giongo che va a realizzare la rete del più 1, 28-27, mancano 5 minuti e 40 secondi. Adesso Carpi sciupa un altro pallone, Bressano può andare sul più 2. Ma veramente questa è una partita simbolica in toto per Alessio Giongo. E mettiamoci anche le parate di Facchinelli, che non è solo una riserva, è un giocatore della rosa e oggi lo sta ampiamente dimostrando. Qui Jachemet riesce ad arpionare il pallone all'ultimo. Dantino prova il sottomano, la finta si libera, gol di Pascal Dantino, 29-27. Come ha già detto in precedenza Franz, sono entrati in campo Giongo e Dantino, non è entrata in campo solo freschezza, è entrata in campo anche quella grinta che era mancata a lungo al Bressano, che adesso conduce 29-27 quando mancano poco meno di 5 minuti. Ed è Aifrey adesso a difendere i pali del Carpi. C'è stata la rotazione di tutti e tre gli estremi difensori del Carpi, mentre Facchinelli, un'altra parata per Simone Facchinelli. Carpi che rimane in attacco. Partita che si infiamma nel finale. Occhio a Soria che si gira, c'è però fallo ancora commesso su di lui. Beltrami, casa per Pieracci che va su Ceccarini, rete 29-28. La scalata del Carpi a destra si conclude con la rete del meno 1, ma è il Bressano che arriva verso già nella metà campo modenese che vuole ristabilire il più 2. Parziale di 15-8 quello del Bressano al 14-20 che sembrava aver chiuso un po' la partita. Poi qui fallo, Pieracci vede Sortino ritorna, Fadanelli non riesce a chiudere bene, sotto il 7 la conclusione di Sortino, 29 pari. Rimanete incollati davanti agli schermi di Eleven Sports, non solo per l'ultima di Alessio Giongo qui al Palavis, ma anche perché il match che sembrava portare due punti a Carpi si è clamorosamente riaperto e adesso regala tante emozioni. La palla di Dainese deviata da Beltrami, corner battuto da Jachemet per Fadanelli, scala il Bressano, Dantino poi per Dainese, qui anticipo di Ceccarini poi la passa a Beltrami, Sortino fa un po' tutto, anche il gol del vantaggio 30-29. Bressano che sembra non aver retto la botta emotiva, ma ci sono ancora poco meno di 3 minuti per cercare di ribaltare il risultato e Sandro Fusina chiama timeout proprio perché il Bressano oggi vuole guadagnare due punti. No, partita che è diventata bellissima, da partita direi quasi noiosa nel primo tempo, anche per colpa nostra, soprattutto per gli 8 palloni persi. Squadra di Bressano che è rientrata in partita, soprattutto, ripeto, con gli ingressi di Giongo e Pascal Dantino. Vediamo che anche il nostro allenatore, lui è sempre stato in partita dall'inizio alla fine, era giustamente incazzato all'inizio perché poi vedendo delle soluzioni offensive così ti arrabbia, anche vedendo una squadra con questo grandissimo potenziale che fino adesso oggi non è stato espresso, solo con l'entrata di due giocatori ha dato la scossa giusta. Comunque partita che ce la godiamo fino alla fine. E nel frattempo che il Carpi ha ritrovato il vantaggio arriva un'altra bella notizia sempre per i tifosi del Carpi, perché al 27esimo il Bolzano conduce 33-31 su Rubiera, mentre Trieste al 21esimo è sempre sopra di 1, 27-26 sull'Eppan.
Occhio però a Dantino con Dainese, Fadanelli. Fadanelli entra, rete di Nicola Fadanelli, il pallone poggiato termina sul palo e poi si insacca. 30 pari, 2 minuti e 15, rientra anche Nicola Moser, quindi la difesa giallonera ritrova fisicità e centimetri. Casa fa tutto da solo, 31-30, qui nessuno ha chiuso su di lui, i difensori gialloneri hanno pensato più a contenere la pivot. Poi Fadanelli, Dantino, ancora Dantino, nel frattempo il pubblico del Palavis invoca Capitan Giongo, Sontacchi. Dainese, Fadanelli, occhio qui a Dantino che quasi ci arriva, trova però un tiro dai 7 metri e soprattutto una preziosissima sospensione ai danni di Pieracci. Carpi che in quest'ultimo minuto e mezzo dovrà praticamente giocare con un uomo in meno. Fadanelli sulla tacca, pallone che brucia tantissimo, pallone che si insacca sotto il 7, una botta quella di Nicola Fadanelli, con violenza scaglia il pallone in rete per il 31 pari. Adesso Carpi attacca, ma lo fa con un uomo in meno, si gioca a Serafini, la mossa è l'extra player, entra Ben Ajali. Qui è un po' una serie di uno contro uno, poi riesce a trovare la rete Beltrami che beffa Facchinelli, mancano 58 secondi, subito in attacco il pressano, Fadanelli la chiamava Sontacchi, il pallone però non finisce nelle mani di Jagemet. È rimessa, Fadanelli cerca di prendere il pallone, in realtà ha perso solo tempo, secondi preziosi perché il Carpi non ha nessuna intenzione di andare in velocità in attacco. E extra player, no, invece no. Occhio a Beltrami che gigioneggia col pallone, allora il pressano all'occasione per pareggiare i conti, mancano 30 secondi, c'è un po' di tutto, non si capisce più nulla ormai. Qui viene negato e invece no, time out per il Carpi. C'era stata un po' una discussione perché sembrava che il Carpi avesse già tirato nel momento in cui Serafini avesse chiamato time out, e si gioca la carta del time out il Carpi per rimanere in attacco in questi ultimi 29 secondi e soprattutto portare a casa un risultato che non sarebbe clamoroso visto l'andamento del match, ma che negli ultimi 5 minuti ci ha regalato veramente tante emozioni ed è stato vibrantissimo. Sì, troppo poco, abbiamo giocato solo gli ultimi 10 minuti, Carpi si sta meritando questa vittoria, grandissimo il suo allenatore aver chiamato questo time out nel momento in cui ha visto il suo giocatore che scriteriatamente ha tentato la conclusione. Quando basta tenere il pallone fino alla fine della partita, il Carpi sta giocando con un giocatore in meno, proprio non credo che sia situazione di passivo, credo che possa mantenere la palla fino alla fine, forse sarebbe più giusto un pareggio, vediamo come va a finire. Mentre qui proprio sotto la nostra postazione c'è un tifoso del Carpi che sta seguendo con interesse la partita del Castagna tra Bolzano e Secchia, la palla Giongo, occhio a Fadanelli, il tiro gol, 32-32, ci sono ancora 13 secondi da disputare, subito in difesa il Pressano, la rete però della Carpi, 7 secondi, la porta era sguarnita del Pressano, mancano 3 secondi, deve tirare Dantino, parata di Efrai, Carpi vince 33-32, alimenta ancora i propri sogni per quanto riguarda il miglior piazzamento possibile nella griglia playout, termina con una sconfitta invece per il Pressano che dice così addio al sogno di chiudere con una vittoria qui all'interno del Palavista la propria stagione, ma diciamo che la vittoria oggi
sarebbe stato il secondo obiettivo, perché il primo era quello di omaggiare nel migliore dei modi Alessio Giongo, e lo stanno facendo. Vediamo che tutti vanno ad abbracciare il capitano, e in questo caso lascio ancora a te la parola, Franz. Certo, ma un giocatore ben visto in tutta Italia, ti assicuro che ha amici dappertutto, a Conversano, a Fasano, a Trieste. È un giocatore che è sempre stato esemplare nei suoi comportamenti. Oggi, diciamo la verità, Carpi ha meritato la vittoria, ma questo nulla toglie alla gran festa che ora faremo al nostro grande capitano. Vedete che sono proprio i giocatori carpigiani che si complimentano con lui. Adesso entrambe le squadre simbolicamente sono racchiuse a centrocampo, il Carpi per festeggiare due punti che danno speranza all'infa vitale, ma soprattutto psicologica in vista dei playout, e il Pressano che per l'ultima volta si raccoglie a centrocampo con Alessio Giongo che veste al braccio la fascia di capitano e nel frattempo va sotto la porta. Nel frattempo vi state godendo queste scene grazie all'inquadratura di Marino Osti. Giongo poi si fa una foto con Pieracci e un sostenitore del Pressano. Giongo lo invita anche ad andare a fare la foto con la squadra. Adesso vediamo i tifosi che entrano in campo con lo striscione. Un capitano è per sempre, grazie di tutto Giongo. E poi ce n'è un altro ancora più bello, leggenda, storia, cuore giallo-nero. Grazie capitano. Adesso sono tutti raccolti in fondo al corner dove per anni ha difeso la porta giallonera Alessio Giongo. Alessio Giongo che continuerà la sua avventura qui al Pressano, dove è nato e cresciuto al fianco di papà Lamberto, Franz, perché Alessio lascia la fascia di capitano, lascia la pallamano giocata, ma assumerà un ruolo nei quadri dirigenziali. Quindi, perché la pallamano, oltre ad essere uno sport di famiglia, ti rimane dentro anche dopo che hai smesso di giocare, che hai smesso di disputare le partite. Sì, però purtroppo è una grossa pecca della pallamano italiana. Moltissimi giocatori che smettono di giocare non si vedono più. Questo non è il caso di Alessio Giongo, lui fa parte della nostra grande famiglia, ma lui certamente, non ti dico da domani, ma farà la partita di Trieste e poi contribuirà al rafforzamento della nostra formazione. Lui ha un ruolo, gli hanno già dato un ruolo molto importante e sarà in prima linea per portarci sempre a nuovi successi. E ancora c'è tanta commozione qui al Palavis per l'omaggio al capitano. Vediamo alcune persone anche con le lacrime agli occhi. E adesso Alessio Giongo e Sandro Fusina sono seduti lì sulla panchina mentre vengono immortalati in una fotografia. Giongo e Fusina che stanno chiacchierando, stanno facendo anche loro una fotografia del match, ma anche di quella che sarà la prossima stagione. Nel frattempo arriva papà Lamberto lì a battere il pugnetto, e chissà che quella trio insieme a Luca Zadra non regali al Pressano, ai tifosi gialloneri, la prossima stagione grandi emozioni, perché ricordiamo adesso manca solo una giornata. Il Carpi affronterà il Siracusa sabato prossimo in casa, il Pressano invece farà visita al Chiarbolo al Trieste. Però è già tempo di programmazione per il prossimo anno, stagione che noi saremo qui a commentarvi. Speriamo di avervi tenuto compagnia lungo l'arco di questa stagione. Avremmo voluto commentarvi con piacere anche la prossima partita, cioè quella casalinga della semifinale playoff. Il Pressano non riesce a trovare al Palavis l'emozione della vittoria. Speriamo che la prossima partita invece possa concludersi con due punti, anche per omaggiare veramente al meglio Alessio Giongo alla sua ultima partita in maglia giallonera. Franz, io ti ringrazio perché con le tue disquisizioni tecnico-tattiche sei stato un aiuto prezioso per me, e spesso quando magari mancava la voce, quando le fasi erano un po' convulse,
sei stato un punto fisso, un punto di affidamento e soprattutto hai saputo tirarmi fuori magari anche da situazioni scomode. Grazie mille, Franz. Io ringrazio te Gianmarco, è stata una bellissima esperienza. Magari ci scusiamo quando forse soprattutto io me la prendo un pochino troppo con gli arbitri. Comunque noi ci mettiamo sempre la nostra grande passione. Ricordiamo a tutti che ci sono delle grandissime notizie di Pallamano Mercato. Seguiteci il prossimo anno perché ci sono in serbo delle grandissime sorprese. Buona pallamano a tutti. Voglio comunque chiarire che le quattro squadre migliori del campionato italiano si sono giustamente classificate per giocarsi lo scudetto: Fasano, Conversano, Sassari e Bressanone. Buoni playoff e buona pallamano a tutti i grandi sostenitori di questo bellissimo sport. Noi vi ringraziamo per essere stati qui incollati agli schermi di Eleven Sports. Noi vi aspettiamo nella prossima stagione qui nella casa giallonera per una nuova annata di emozioni. Grazie a tutti, buon sabato e buona pallamano.